In Friuli c'è il tartufo, non è una barzelletta, non è una storiella, ma è la verità. In questo momento poi è iniziata la raccolta, il tartufo si trova a Muzzana, in un bosco di 163 ettari che è di proprietà del comune, quindi a uso civico. Venne scoperto nel 2001 grazie al più importante studioso che abbiamo in Italia, che disse: voi avete in questo bosco, siete seduti su una miniera d'oro. Bene, è un piacere dare questo annuncio, perché il tartufo tra l'altro è molto buono, è un tartufo bianco, è il tuber magnato, un picco, è l'unica zona italiana che è prospiciente al mare tra l'altro, ed è in terreno pianeggiante. L'aspetto più interessante di questo tubero è che nel bosco c'è una grande proliferazione, una grande cresta di aglio russino, il quale è uno dei complici, tra virgolette, del profumo che questo tartufo raccoglie. Muzzana poi ha saputo, attraverso l'amministrazione comunale, allora quando nacque il tartufo, si scoprì il tartufo, il sindaco era la dottoressa De Marco, che adesso è l'attuale presidente della fiera, e sindaco attuale invece è il professor Vittorino Gallo, che oltre a essere anche sindaco è anche tartufaio e allevatore di cani, perché nel tartufo voi sapete che i cani sono molto importanti, bisogna allevarli in una certa maniera, devono essere ben selezionati, devono essere ben allenati, e quindi Muzzana ha questa grande prerogativa. Ci sono delle curiosità che vi leggerò, perché sono davvero molto molto interessanti. Il tartufo si sviluppa sulle essenze di diverse varietà di piante. In effetti è ospitato il tartufo nelle radici che sono in questo bosco di 163 ettari, che tra l'altro risale e fa parte di quella che era la grande foresta planiziale che ricopriva l'Europa circa 10.000 anni fa. Allora, le piante che ospitano il tartufo sono la farnia, il nocciolo, il pioppo tremulo, il salicone, il carpino bianco, alle quali vengono aggiunte le piante dette comari, bella questa definizione, che assistono alla nascita del tubero, che sono il sambuco, il sanguinello e la rosa canina. La cosa bella di questo bosco è che è di uso civico, quindi possono raccogliere le legna, far la caccia e raccogliere il tartufo solo gli abitanti del comune di Muzzana. Questa miniera d'oro, come disse questo professore, loro hanno saputo coltivarla, hanno saputo tenere quindi il bosco pulito, gestire con molta con quella che è la cultura contadina vera che noi abbiamo nel DNA, fino a farne un piccolo gioiello. Ovviamente la speranza, ma è già un aspetto concreto, è che questo prodotto vada oltre i confini della nostra regione, perché potrebbe diventare un centro di attrazione turistico-economico, potrebbe diventare un centro di attrazione dell'agroalimentare e soprattutto innalzare quella che è l'immagine della regione verso prodotti di altissima qualità. Concludiamo con una ricetta. Il tartufo, voi sapete come va conservato? Va conservato in un vasetto di vetro, quello dove si mettono le marmellate, dove si mettono le olive, pulito, asciutto, e va avvolto in una carta Scottex ogni giorno, cambiandone la carta perché c'è dell'umidità. Una volta che il tartufo viene raccolto, la sua durata è abbastanza limitata, 5, 6, 7 giorni entro i quali va mangiato, e non esiste la sua maniera migliore per mangiarlo, ci sono delle passioni. Personalmente lo preferisco sull'uovo appena strabazzato, ma deve essere molto morbido. Qualcuno lo preferisce sull'uovo all'occhio di bue. Altri, e devo dire mi metto anch'io tra questi, sul risotto col tartufo sopra e del burro è straordinario. Ma c'è una curiosità che si chiama la ricetta dell'uovo a scrocco. Sono solo 3 righe, sono brevissime, prendete nota. È una ricetta furba, tra virgolette. Prendete un contenitore ermetico dove conservare il tartufo, avvolto, come dicevamo, in carta assorbente, e tenetelo a più 4 gradi in frigorifero. Poi dentro metteteci delle uova crude per un paio di giorni e poi le cucinate. L'uovo
attraverso la porosità del suo guscio, assorbe i profumi del tartufo e poi quando cucinerete l'uovo avrete cucinato un uovo col tartufo senza sprecare queste preziose lamelle che vengono tagliate sottilissime. Ovviamente tutti questi piatti che noi abbiamo citato vogliono un vino bianco, possibilmente morbido perché la base è l'uovo, più innalzato è il tono del piatto e più il vino deve essere importante. Sul risotto, ad esempio, consigliare un vino bianco affinato in legno, mentre sull'uovo a scrocco un friulano andrebbe benissimo. Serviti a 8 gradi di temperatura, raccomando la temperatura del vino. Grazie.